Quindi, Loredana, io ti invito a raggiungere le cabine. Ne abbiamo sei, non sappiamo dove andrai, perché sta per iniziare il round 1. Non me lo devi dire, non me lo devi dire. Vediamo, mentre Loredana per te raggiunge le nostre cabine, chi sono le super fan che giocheranno con noi. Cinque donne diverse per provenienza, storie, carattere, professione. Dana ha superato tante difficoltà grazie alla musica. Cattiva, come la sua voce graffiante e senza sconti. Letizia, da Catania. Luisa, insegnante di giorno, cantante di notte. Loredana, corista e vocal coach. Cinque donne dalla vita e dalle generalità molto diverse, ma che sui documenti, alla voce segni particolari, hanno scritto la stessa cosa. Super fan di Loredana. Sei cabine, sei voci, dalla prima alla sesta canteranno un segmento di un brano e alla fine dell'esibizione voi pubblico avete un telecomando che vi è stato dato all'ingresso, fate vedere, grazie a questo telecomando dovrete escludere una delle sei cabine e votare per la cabina in cui secondo voi sicuramente non si trova la Loredana Bertè originale. La cabina che raggiungerà il maggior numero di voti uscirà dal gioco, le altre proseguiranno verso i prossimi round. Nel frattempo credo che Loredana abbia raggiunto la sua cabina. Loredana, ci sei? Sì. Tutto ok? Yes. Lo chiediamo sempre, ti piace la cabina? Molto. Manca la doccia sopra. Manca la doccia, eh? Tutte le volte diciamo che dobbiamo metterci la doccia e ce ne dimentichiamo sempre. Magari ce lo ricordiamo nel corso del secondo o terzo round. Sei pronta? Hai bisogno di qualcosa? No. Ti mandiamo il fan tutto? Ho bisogno di cominciare. E allora cominciamo con un capolavoro. E la luna bussò. Primo round. Con un grande pezzo del 1979 che ha praticamente portato il reggae in Italia. Loredana, correggimi se sbaglio. È vero. Sei stata la prima a portare il reggae in Italia, 1979. Sì. Avevi visto Bob Marley in Giamaica. Esatto, ho seguito la corrente e mi sono ritrovata in uno stadio e davanti a me c'era un signore con i capelli lunghi fino a terra. Sì. Che cantava Exodus. È un capolavoro, complimenti Loredana. Complimenti anche alle cinque ragazze che si sono esibite cercando di imitarti. Vediamo se hanno ingannato o meno il pubblico. Vi ricordiamo che in questo primo round si vota
per la cabina in cui secondo voi sicuramente non si trova Loredana, quindi dovete escludere una delle sei cabine. Tutto chiaro? 3, 2, 1, voto! È il primo round e la luna bussò. Uno dei tanti successi di Loredana che ascolteremo questa sera, Hidden Singer. Lo avete ascoltato attentamente? Pochi secondi. Stop al voto! Allora vado subito da chi conosce molto bene Loredana. Vorrei chiedervi come avete votato. Siria? Ah, io dunque sono partita direttamente dalla 1, dove secondo me Loredana non c'è. Ok. E ti devo dire qual è la sensazione sì? buona? 6. Quella è la sensazione buona. Posso aggiungere che sì. la 5 si avvicinava, eh? La 5 si avvicinava? Loredana. Era la più Loredana sembra, di tutte. Mi permetto di dire. Ok. Quale cabina hai escluso sicuramente? 4. La 4, ok. È difficile, cioè perché... devo dire, le ragazze non sono male, perché ci provano e in alcuni momenti la ricordano anche. Però quando senti entrare Loredana, cioè, ti arriva anche un'emozione particolare, capito? Fa proprio la differenza. Sai che Charlie Chaplin una volta partecipò a un concorso vestito da Charlot, di tutti quelli che imitavano Charlot, certo. E lui arrivò terzo. Arrivò terzo. Attenzione, cioè, perché è vero, arrivò terzo. È l'incubo che può sempre accadere qua a Hidden Singer. Per il momento non è mai accaduto, però essere battuti da se stessi può anche succedere in un concorso come il nostro. Grazie. Vediamo da questa parte come avete votato. Diamo il microfono a quel ragazzo con la maglietta nera di Loredana Bertè. Cosa ne pensi tu? Io ho votato la 1 perché secondo me non è. Grazie. Grazie anche ai Fantutto. Risultato del voto. Primo round. Dove non è Loredana. Secondo voi non è nella 4. Anche se la 4 e la 1 se la sono battuta. Apriamo la cabina numero 4. Non c'è Loredana Bertè. Ciao, ma c'è? Ciao, Letizia Contadini. Ok, adesso apriamo la cabina di Loredana. Secondo voi Loredana si trovava nella 6, perché è la cabina che ha ricevuto il minor numero di voti, soltanto 4. Apriamo la cabina di Loredana e vediamo se ci avete azzeccato. Ti hanno sgamata. Che bei capelli, grazie. Ti presento Loredana Bertè. Vedi? Loredana, io volevo ringraziarti per quello che dai e darai alla musica italiana, grazie. Grazie mille. Come ha cantato questa super fan? Un po' tutte se la sono cavata è molto bene. È fantastica. Vado al mio parrucchiere? Forse. Mi sa? Grazie. Senti, grazie a te. In bocca al lupo, facciamo ancora un applauso. Ciao.